Ero alla dogana, in autostrada, dogana di Como Brogeda, che tu arrivi c'è scritto dogana di Como Brogeda, che dici Como ok, Brogeda che cazzo vuol dire? E quindi già questo Brogeda ti mette questo punto interrogativo nel cervello che sei lì, Brogeda. Boh, e c'è un tizio, guarda, in quel momento che ti fissa, che tu lo guardi e fai che cazzo è, guardi, e lui paura, ma è affanculo. Sei già agitato, mandi a fanculo tutti in colonna. Quando arrivi al tizio, il finanziere svizzero col pennacchio, che ti guarda come per dire, guarda la targa e fa, sono cazzi tuoi, proprio così. Tu arrivi agitato e lui ti fa, prego, dove sta andando? Guarda, credo in Svizzera, secondo me in Belgio, dove sto andando? In Svizzera, no? Sì, ma dove? Cioè, guardi, a Lugano, sì, per diletto o per lavoro? E faccio, senta, per diletto, voglio andare a vedere il Duomo di Lugano. Fa, no, non c'è il Duomo. Senta, sto andando a vedere il castello di Lugano. Non c'è il castello a Lugano. Senta, sto andando a Mignotte, mi lascia andare un attimo? Ma io non ho capito. Ma veramente, fanno mille domande. E fa, prego ci segua nel gabbiotto. Cioè, va bene, mi segua nel gabbiotto. Ho parcheggiato, sono andato verso il gabbiotto, se non che da questo gabbiotto sono uscite delle persone. Il primo è uscito così. Il secondo fa, bah, c'è di peggio nella vita. Il terzo è uscito, oh, ci voleva. Che cazzo sta succedendo? Cosa sta succedendo qua? Guarda, mi è successo, quello è il dramma. Sono entrato dentro il gabbiotto, spalle al muro. È arrivato un tizio e fa, prego, si abbassi i pantaloni e allarghi le gambe. Se volete non vengo in Svizzera, mi faccio i cazzi miei e me ne sto a casa. Fa, senta, abbassi i pantaloni e allarghi le gambe. Ragazzi, quando un'autorità vi dà un ordine, io l'ho eseguito. Ha allargato le gambe, questo ha fatto così. Un male. Ma un male. Che poi il dolore si è tramutato in piacere. C'è un po' più a destra, un po' più a sinistra. Sentivo le voci ormai ovattate. Qua non c'è niente, dovremmo usare l'ausilio metallico. Usa l'ausilio metallico! Ero in preda proprio a un raptus sessuale. Dopo questa esperienza, comunque, mi fanno entrare in Svizzera. E qui elencherò due, tre brevissime differenze fra Italia e Svizzera. La prima, limite di velocità. Qua in Italia si dice limite di velocità. La risposta è, guarda, un mastico l'austriaco, che cazzo vuol dire? In Svizzera sanno cos'è il limite di velocità e lo rispettano. Pazzesco, io ero in autostrada in Svizzera, limite a 80, stavo andando a 78, un tipo mi sorpassava a 79. Così faccio, oh! E fa, ciao, cioè proprio così, affiancati, piano piano andavo avanti, abbiamo fatto amicizia. Cioè, si è instaurato un rapporto bellissimo fra me e lui. Il sorpasso è durato un'ora e mezza, è iniziato a Chiasso e è finito a Lugano Sud. Quando a Lugano Sud ha svoltato Chiasso, non mi lasciare, sei il mio unico amico in terra straniera. Proprio è andato via, l'ho visto come un miraggio. Seconda differenza, andateci, vedete, io dico verità assolute. Seconda differenza, i semafori in Svizzera. Noi qua in Italia cosa abbiamo? Semaforo che fa? Verde, giallo, rosso. Anche te, ma lui ti ha ritirato la patente, vero? È rosso, vado! Perché hai detto è rosso? Perché sei ubriaca? Ah, sei un uomo? Ah, ok. Ma ho capito, è buio. Insomma, ho 8 fari a 8000 watt in faccia. Dammi sta giustificazione. Vabbè, in Svizzera, qua in Italia, appunto, ripartiamo. È rosso! Verde, giallo, rosso, verde, giallo, rosso, facile, intuibile, no? In Svizzera no, loro vogliono fare di più, fanno, giuro, verde, giallo, rosso, giallo, verde, giallo, rosso, giallo, verde. C'è sto giallo perentorio che tu quando arrivi là vedi il giallo, dici adesso che cazzo esce, il verde o il rosso? Questo spiega molte targhe italiane che al giallo fanno vaffanculo, vanno dritti, ve lo giuro, ma sono stupidi. Che cazzo? Guardate voi, giallo, rosso, giallo. Altra differenza,
Lugano è una cittadina abbastanza grande, ma non troppo, e neanche troppo piccola. Però è particolare perché non è un paesino da 20 anime, ma si salutano tutti. È bellissimo. Che io faccio, buonasera, buonasera, buonasera. Che cazzo è questo? Sono entrato dentro l'ascensore di un centro commerciale, c'era una coppietta, io come uso e costume svizzera ho detto buonasera languidamente, ho beccato l'unica coppia italiana perché lui mi fa cazzo saluti, depravato di merda. Cioè, pensavo fosse un uso e costume. Entro dentro il centro commerciale, vado al bancone, ordino un caffè. Ora, non sindacchiamo sul caffè che veramente fa schifo un po'. Vabbè, è quella brutta, ma non mi interessa a me, mi fa... Sono 2,50 francs. Cioè, minchia, tantissimo. Cioè, una birra quanto costa? 12 franchi? Ma no, la birra costa 2 francs. Cioè, la birra costa meno del caffè? Sì, la birra costa meno del caffè. Pensate se in Italia la birra costasse meno del caffè. La mattina ai bar... Io me la vedo la scena, tutto ruttando. Allora mi fai un altro cornetto alla crema, una pinta. E non vai a lavorare, vai a mignotte, proprio, diretto. Quindi un plauso agli svizzeri che gestiscono sta roba. Oh, guarda che sono avanti. La birra costa meno di... Ah, quella piccola, vabbè. Oh. Altra differenza, strisce pedonali. Noi qua in Italia siamo specializzati, anzi, istruttori di salsa e merengue. Perché la scena è questa, strisce pedonali, macchine che si frecciano e tu. C'è anche il gesto con la mano. In Svizzera no, le rispettano. Io ero in macchina sulle strisce e un tizio mi fa, prego. Sono commosso. No, dai, passa tu. No, prego, passi lei. No, passa tu. No, passi lei. Insomma, è incominciato a venirmi un nervoso. Cioè, passa tu. No, passa tu, ti ho detto che devi passare. Insomma, passo io che passi tu e passate e l'ho schiacciato. Mi sono rotto così. Quando ci vuole, ragazzi, quando ci vuole, ci vuole. Che rimanga qui, perché veramente l'ho fatto. Scappando un casino, scappare in Svizzera, perché coscio di aver fatto un reato, sono scappato. Casino, saluta tutti, giallo, accelera, frena, salute, no, la birra non la voglio, no, fanculo, strisce per la salsa, tutto un casino. E arrivo dalla Svizzera alla dogana che ti porta di nuovo in Italia. Lì ci sono i finanzieri italiani. A loro? Sbatte un cazzo. Tu puoi avere veramente 8 televisori a LED da 80 pollici e 4 Kalashnikov sotto e aver ucciso 8 persone, che tu dici, guardi, vorrei dichiarare di aver ucciso... No, che cazzo dichiari? Torna a casa. Ve lo giuro, tu vai liscio, da là a qua, vai liscio, ve lo giuro. Cioè, la madre chioccia, torna a casa, che cazzo sei andato? Torna a casa. Ve lo giuro, te, da entrare un conto, ma uscire proprio tranquillo. E quando mi sono rimesso sull'autostrada italiana... Vedermi sorpassare non a 1 km/h in più, ma a 30 con la bambina dietro così. Ecco, è in quel dito medio che io ho sintetizzato la mia felicità di essere nato in Italia.